Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Dunque partiamo con l'aggiornamento dei dati del Gores. Sono 28 le persone decedute nelle Marche nelle ultime 24 ore, tra queste anche due fanesi di 72 e 77 anni. Tutti avevano patologie pregresse. Il punto con Lino Balestra. Sale ancora il numero totale dei contagi nelle Marche, arrivati ad oggi a 2569, e dove la provincia di Pesaro si conferma l'epicentro del contagio con 1312 casi nuovi positivi contro i 700 di Ancona, e le basse Marche che incominciano a registrare in modo preoccupante numeri a tre cifre: 326 contagi a Macerata e 133 a Fermo, e purtroppo anche i decessi sono arrivati a 230 pazienti, 28 nelle ultime 24 ore, una delle punte più alte. Ma ci sono in questo allarmante quadro anche i valori positivi. I dimessi degli ospedali e passati in isolamento domiciliare sono diventati 104 e i guariti 8, raddoppiati nel giro di 24 ore. E poi l'andamento dei contagi, che dal 14 di marzo non è più un'impennata esponenziale, ma è più un'altalena a giorni alterni tra alti e bassi, passando dai 109 ai 268 positivi. Anche se però il picco, ci dicono gli esperti, nella nostra regione non è ancora stato raggiunto. Ma le strutture, soprattutto quelle pesaresi, sono ormai alla saturazione dei posti per quanto riguarda il San Salvatore, divenuto Covid Hospital della provincia, mentre su Fano convergono tutto il resto delle tipologie di pazienti, oltre ad avere anche ricoverati nelle strutture del Santa Croce pazienti contagiati dal coronavirus ed in terapia. Resta stabile il numero dei casi in isolamento domiciliare, 4.916, dove il dato della provincia di Pesaro rispecchia l'andamento dei contagi, avendo 2.200 persone in isolamento domiciliare, di cui ben 172 operatori sanitari. Il sopralluogo dell'ex capo della Protezione Civile Bertolaso oggi nelle Marche. Insieme a Ceriscioli hanno effettuato due sopralluoghi per decidere dove costruire una nuova struttura dotata di 100 posti di terapia intensiva. Il governatore Ceriscioli lancia un appello agli imprenditori marchigiani: aiutateci a finanziare questo progetto, servono 12 milioni di euro. Guido Bertolaso, consulente del presidente della regione Lombardia Fontana per la costruzione dell'ospedale in Fiera a Milano, è arrivato ad Ancona per contribuire ad individuare una strategia di contrasto al virus che si sta diffondendo con particolare aggressività nella regione Marche. L'intervento di Bertolaso è stato chiesto dal presidente della regione Ceriscioli, che intende attuare un progetto simile a quello lombardo per reperire altri posti di terapia intensiva. Atterrato all'aeroporto di Falconara, al Molo Rizzo, assieme a Patrizia Arnosti, figura tecnica per la progettazione di strutture sanitarie, avrà il compito di individuare dei luoghi dove realizzare nel giro di 10 giorni una terapia intensiva da 100 posti letto. I sopralluoghi effettuati al momento sono il capannone dell'ex Tubimar, stabilimento industriale di 10.000 metri quadri, e un altro nell'area delle Dogane, un ex carbonile, un tempo deposito di Enel e ora gestita da un armatore anconetano da 9.000 metri quadri, e il Pala Indoor, palazzetto della Montagnola, utilizzato per accogliere gli sfollati durante il Bombadei, situato nella periferia di Ancona, di proprietà del comune e gestita dalla Fidal, che al momento risulta essere la struttura più idonea. Tra le ipotesi non si esclude anche la possibilità di un traghetto. Si pensa ad una delle navi dell'Adria Ferris, il maggiore operatore italiano nei collegamenti con Durazzo. 24 ore di tempo resteranno per decidere, dopodiché si entrerà nella fase operativa. Il mio braccio destro, che è la persona più indicata per fare tutti i rilevamenti e fare la progettazione, fra appena domani o dopodomani avremo luce verde, partiremo con l'acquisto dei materiali, la predisposizione delle strutture. Insomma, è un programma molto complesso, stiamo replicando quello che si sta facendo a Milano. Fra una decina di giorni
potremmo essere pronti. Il costo della struttura sarà di circa 12 milioni di euro e Ciriscioli ha lanciato un appello per una raccolta fondi rivolto alle imprese. La cosa più importante sono le risorse. Non lo possiamo fare con le risorse pubbliche, non perché non abbiamo i 12 milioni che servono per realizzare, ma per la velocità. Per poterlo fare in tempi così stretti, solo un percorso, un meccanismo di donazione può permettere di ottenere questo risultato. L'andamento dell'epidemia nella nostra provincia, l'abbiamo chiesto a Massimo Agostini, ex direttore dell'unità operativa di malattie infettive di Area Vasta 1. Alla luce dei dati che noi abbiamo in questo momento, l'andamento dell'epidemia qual è? Dunque, bisogna vedere quali dati, perché se prendiamo i dati relativi ai nuovi casi, purtroppo penso che questi dati siano fortemente falsati dal fatto che non vengono fatti i tamponi. Sostanzialmente i tamponi, per quello che mi risulta, vengono fatti solo ad alcuni soggetti che presentano sintomi, e in particolare quelli che vengono ricoverati poi in ospedale, oppure a casi che sono considerati come fasce deboli. In realtà io penso che abbiamo diversi soggetti che hanno sintomi lievi e sono anche a casa, e sui quali non viene fatto alcun accertamento, mi risulta, di carattere diagnostico attraverso i tamponi. Per cui probabilmente abbiamo una serie di soggetti che non risultano come casi sostanzialmente. Quindi l'analisi dei casi è falsato un pochino da questo. Anche però se è vero che comunque, misurando l'andamento nel tempo, tenendo costante il fatto che diciamo i denominatori sono un po' sempre gli stessi, sta di fatto che il dato appare estremamente positivo. E questo è anche nella logica dei provvedimenti che sono stati adottati. Io ho dato un'occhiata ai dati scorsi, 15 giorni fa, avevamo circa un 20%, anche più, di soggetti, di nuovi casi ogni giorno. Facendo anche una media di 3 giorni veniva fuori sostanzialmente una media su intorno al 20%. Oggi siamo sotto al 10% facendo la media dei casi in 3 giorni, e addirittura oggi, per quello che ho potuto appurare, nella provincia di Pesaro c'è solo un incremento del 5%, cioè un 5% in più rispetto a ieri. Che cosa vuol dire? Che rispetto a 15 giorni fa ogni giorno c'era un 20% in più di soggetti positivi, malati, adesso siamo arrivati ad una percentuale che va sotto il 10% nettamente. Se si mantiene questo dato, la cosa è estremamente positiva, vuol dire che le misure che sono state adottate stanno raggiungendo il loro effetto. Quindi da questo punto di vista l'andamento sembra estremamente positivo, però è strettamente legato al numero di campioni fatti. Oggi vedevo che sono stati fatti la metà dei campioni di ieri, probabilmente vuol dire che c'è meno gente che tende ad avere anche situazioni di gravità o situazioni particolari. Quindi anche questo è estremamente positivo. Cioè il fatto che ci sia un calo da una parte può essere interpretato come un elemento positivo dell'andamento, perché c'è meno gente che necessita di avere un tampone. Ecco, rimaniamo un attimo sul tema tamponi. Lei è dell'idea che sarebbe stato utile fare come in Veneto, come dice Zaia, a tutti? No, al di là del farlo a tutti, che penso che sia una cosa estremamente complicata e non facile, anche se sarebbe comunque un'azione che va a distinguere eventuali positivi. Ma secondo me la cosa più importante e riuscire a identificare anche i positivi che sono a casa con pochissimi sintomi o con sintomi che sono gestibili a domicilio. Questo perché è importante? Perché avere la certezza, se io ho un po' di febbre, ho un po' di altralgie, di disturbi con mal di gola, ma non ho situazioni particolarmente gravi, il sapere di essere positivi ti implica una maggiore attenzione rispetto ad a chi ti sta vicino, ad un isolamento domiciliare più attento, e non solo, ma diventa anche un allarme per i familiari, che anche loro stanno attenti nell'uscire, nel mettere le mascherine, nell'adottare misure più appropriate. Perché? Perché se non c'è questo sistema di controllo nel domicilio, il rischio è che comunque si fa fatica a gestire la positività.
Secondo lei, Agostini, quando avremo questo picco? Qualcuno ipotizza il 30 di marzo. Ma guarda, rispetto alle date io penso che è sempre difficile fare delle previsioni in maniera seria. Quello che dobbiamo constatare è l'andamento che positivo che appare dai dati che vengono forniti in relazione al minor sempre numero di casi. Il che, se si mantiene costante questo decremento, cioè nel senso che il numero di casi giornalieri che sono in più sono sempre meno rispetto ai giorni precedenti, vuol dire che la curva epidemica tende ad abbassarsi, a stabilizzarsi. Non sarà la cosa immediata, cioè nel senso che anche nell'attutirsi questa situazione richiederà dei giorni. Quindi fare delle previsioni difficili, poi dipende molto dai comportamenti che noi continuiamo a mantenere e adottiamo, cioè questa cosa del distanziamento sociale. Se vogliamo mantenere pochi casi, sempre meno casi, bisogna che manteniamo le misure di distanziamento sociale, cioè l'adottare quelle che sono lo stare a casa, l'uscire il meno possibile se non per questioni necessarie ed urgenti e cercare appunto di non frequentare altre persone. A proposito di questa mascherina sì, mascherina no, diciamo che è impossibile trovarle e ci saranno ancora settimane per venire in farmacia. Lei, da questo punto di vista, che cosa si sente di dire? La mascherina è importante perché? Perché soprattutto per i soggetti che hanno il sospetto di essere positivi o che sono stati a contatto con un soggetto positivo, perché anche la mascherina chirurgica serve a limitare la quantità di aerosol, di goccioline che uno emette sia parlando oppure con un colpo di tosse o con uno starnuto. Quindi la mascherina tende a proteggere soprattutto se uno è positivo. Quindi è fondamentale che i soggetti che sono anche a casa positivi, ma anche i familiari che sono vicini a lui, adottino una mascherina. Per il resto sarebbe importante comunque tenerla quando si esce. Ecco, per esempio, se io vado al supermercato, facciamo un esempio pratico, e non ho la mascherina, mi tengo a distanza anche più di un metro di tanto, ecco, ma essendo nell'aria, rischio qualche cosa? No, guardi, tendenzialmente no, perché il contatto stretto, cioè, viene indicato come distanza un metro, diciamo che sarebbe più indicato qualcosa anche di più di un metro, anche un paio di metri di distanza. Perché? Perché la maggior parte delle goccioline che noi mettiamo, questi droplet come sono chiamati, tendono a cadere, avendo una pesantezza diversa, tendono a cadere nell'immediato, cioè queste goccioline che noi mettiamo nel raggio di un paio di metri tendono a cadere. Solo quelle un po' più leggere possono arrivare un po' più là. Quindi il distanziamento sociale, anche facendo la fila, stando lontani da altri, è difficile ed è estremamente poco probabile prendersi un virus. Quindi cambia anche la concentrazione, capisci? Più ti allontani, più o meno avrai una concentrazione di goccioline e quindi anche di virus. L'assessorato alla qualità urbana del Comune di Fano informa che a seguito dell'emergenza coronavirus e del decreto Cura Italia, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 verranno prorogati fino al 15 giugno 2020. Di conseguenza sono prorogate fino al 15 giugno tutte le autorizzazioni rilasciate dall'ufficio viabilità e traffico, comprese l'occupazione di sede stradale, opere, depositi e cantieri stradali, accessi e diramazioni, pubblicità sulle strade, autorizzazioni all'accesso in zona traffico limitato e autorizzazione circolazione, contrassegni invalidi. Italo Nannini non era positivo al coronavirus, il tampone è infatti risultato negativo. Intanto il lavoro dell'associazione L'Africa Chiama prosegue senza interruzioni, proprio come avrebbe voluto il suo fondatore. Partiamo dalla notizia dell'ultima ora, ovvero che il tampone al coronavirus è risultato negativo. Sì. Sono in contatto con la famiglia, in particolare con la figlia, e quindi dall'esito del tampone è negativo, per cui insomma la triste notizia, insomma, la morte di Italo è dovuta alle sue patologie, non al coronavirus. Ecco, Italo Nannini lascia
un vuoto molto grande nella città, era conosciuto da tutti praticamente per la sua attività, per il suo cuore missionario, come abbiamo anche avuto modo di dire ieri. Ce lo puoi ricordare? Allora, Italo era un piccolo grande uomo, insomma, una persona di una generosità estrema, ha sempre messo davanti gli altri, prima di se stesso e, come dice la moglie, anche prima della famiglia c'era l'Africa, e lo diceva con tanto amore, chiaramente. Italo si è sempre battuto, ha dato voce agli ultimi, ha dato voce a chi non poteva avere la possibilità. E stamattina Don Vincenzo abbiamo celebrato via web la messa in suo onore, insomma, a lui dedicata. E nel ricordarlo, insomma, dice Don Vincenzo, Italo vedeva la montagna Everest, ma per lui era Monte Giove, cioè per dire, comunque lui trovava la soluzione per rimuovere l'ostacolo e andare dritto a quello che lui aveva in mente. Aveva una perseveranza, una forza, una grinta inimitabile. Qual è l'eredità che lascia a tutti voi? Tu sei la vicepresidente dell'Associazione L'Africa Chiama, diffusa ormai possiamo dire in tante parti del mondo, soprattutto in Africa. L'eredità è enorme. In questi anni Italo, con la sua grinta, appunto la sua forza, ha raggiunto migliaia e migliaia di persone. I progetti messi in piedi dall'Africa Chiama nei tre paesi, Kenya, Zambia e Tanzania, raggiungono dei numeri e soprattutto delle persone, perché noi abbiamo dei numeri a che fare, come in questo momento col coronavirus, ma dietro ogni numero c'è una persona, c'è una storia, c'è una realtà. E questa è l'eredità, insomma, che ci lascia, la voglia di andare avanti. Io stamattina ho sentito Raffaella e lei mi ha scritto, no? Stamattina vorrei voler litigare con mio padre per dire stamattina stiamo chiusi, e lui avrebbe risposto perché siamo chiusi? Si va avanti. E loro stamattina sono al lavoro, da casa, via web, siamo in contatto con i nostri cooperanti in Africa, perché il virus è arrivato anche lì, quindi ci sono tutte le condizioni molto simili a quelle in Italia, in una condizione molto più disagiata. Quindi in questo momento, in questa la campagna solidale per la raccolta dei fondi va avanti, e quindi il messaggio che Italo vorrebbe mandare è proprio questo: andiamo avanti, ognuno di noi può fare la differenza, l'acquisto di un nuovo solidale, una donazione, qualsiasi cosa può fare veramente la differenza e salvare vite umane. Ed un brutto male si è portato via all'età di 56 anni all'ospedale di Pergola Roberto Tinti di Fratte Rosa, personaggio molto conosciuto in tutta la provincia di Pesaro e Urbino per il suo lavoro di costruttore di luminarie. Tinti infatti era il titolare della ditta Idea Luminosa, lavoro che aveva chiamava particolarmente, che portava avanti con impegno e dedizione da circa 30 anni insieme a sua moglie e ad un socio. Tante le sue creazioni, tra cui il lampadario del teatro di Urbino. Lascia la moglie Tonina, le figlie Claudia e Martina e la nipotina Anna, alla quale era particolarmente legato. Ben voluto da tutti per il suo carattere scherzoso, generoso e amichevole, Roberto Tinti è stato anche assessore e consigliere del comune di Fratte Rosa per 15 anni a cavallo degli anni 80-90. È morto all'ospedale di Pergola per un tumore ai polmoni fulminante scoperto troppo tardi per essere curato. A complicare poi il quadro clinico è stato il coronavirus, che però non è stata la causa della sua morte. Leproloco di Pesaro e Urbino hanno raccolto oltre 8.000 euro in pochi giorni e attivato azioni di volontariato per sostenere la popolazione della provincia. La raccolta fondi ha interessato 23 associazioni, riuscendo a raggiungere la cifra. L'importo è stato devoluto all'ospedale di Urbino e agli ospedali riuniti Marche Nord per l'acquisto di materiale. Oggi nella zona sud delle Marche sono apparsi i primi fiocchi di neve, ma a partire dalla giornata di domani anche nella nostra zona, nella zona nord delle Marche, verrà coinvolta da questo peggioramento meteo. E allora sentiamo tutti i particolari dal nostro esperto Francesco Gangiotti di geometeo.it.
Eccoci nel vivo di questo peggioramento a carattere freddo che sta interessando e interesserà nelle prossime ore il nostro territorio. Già nella giornata di oggi si sono verificati i primi rovesci nevosi che hanno interessato anche i settori costieri e collinari, in particolare a sud di Ancona, quindi nelle Marche centro-meridionali. Nel corso della nottata e nella giornata di domani arriverà la parte più fredda del peggioramento in quota, che appunto attiverà delle condizioni di instabilità su gran parte della regione, quindi anche sul nostro pesarese. Come si può vedere dalla cartina, infatti, riferita alle ore centrali della giornata di domani, in verde sono le precipitazioni nevose che interesseranno in maniera irregolare, quindi non in maniera molto continua, ma diciamo sotto forma di rovesci, un po' tutto il nostro territorio, in particolare le aree collinari e appenniniche. Sempre la costa potrà vedere dei fenomeni nevosi sotto forma di rovescio, anche se su quei settori gli accumuli al suolo saranno veramente irrisori. E poi nel corso della serata e della notte avremo una temporanea attenuazione dei fenomeni lungo la costa, mentre le nevicate si concentreranno lungo la dorsale appenninica, dovute appunto ai venti da nord-est che determineranno un po' di effetto stau. Mentre nelle prime ore di mercoledì avremo una nuova ripresa e una nuova temporanea intensificazione dei fenomeni, che questa volta risulteranno più diffusi e probabili sui settori centro-settentrionali della regione, come possiamo vedere. E anche in questa fase, viste le temperature che si manterranno comunque al di sotto dello zero, i fiocchi di neve potranno raggiungere anche il litorale o comunque le zone pianeggianti. Poi nel corso della giornata di giovedì affluirà aria via via un po' più umida, ma anche leggermente più mite dai quadranti sud-orientali, quindi il tempo continuerà a mantenersi perturbato, però diciamo la quota neve tenderà gradualmente a salire, portandosi oltre gli 800-1000 metri, quindi continuerà a nevicare in Appennino, mentre sulle zone medio-basso collinari poi nel corso della giornata di giovedì le precipitazioni si trasformeranno in pioggia. E Fano perde un altro testimone della Grande Guerra, Anellino Manocchi, l'ultimo testimone fanese ancora vivente dei campi di concentramento tedeschi. Il servizio di Matteo Del Vecchio. Ci ha lasciato venerdì scorso all'età di 99 anni, 5 mesi e 24 giorni Anellino Manocchi, uno degli ultimi testimoni della Resistenza, già tenente colonnello del 18° Reggimento di Fanteria, fatto prigioniero a Corfù e deportato in un campo di concentramento in Germania per essersi rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò. La precisione nell'indicare i mesi e i giorni della sua età non è casuale. Anellino, infatti, Nello come era conosciuto da tutti, scandiva il passare del tempo con una lucidità invidiabile e chiunque si trovasse a passare dalle sue parti non poteva che rimanere affascinato dai suoi racconti, che iniziavano appunto con la presentazione, con tanto di età precisa al secondo. Eh sì, che di cose da dire Nello ne aveva, lui che da soldato italiano ha sempre difeso la patria anche quando il governo che lo aveva mandato in guerra era cambiato. Nessuna ideologia da sbandierare, ma solo l'onestà di chi, sulla propria pelle, ha capito il vero valore della vita. La sua ultima apparizione pubblica risale allo scorso 25 gennaio, quando partecipò insieme all'ANPI, di cui faceva parte da qualche anno dopo che il governo gli aveva riconosciuto lo stato di reduce degli internati militari italiani, al raduno fanese delle Sardine. In pochi minuti, ricorda Paolo Pagnoni, presidente dell'ANPI Fano, riuscì con le sue parole a commuovere tutta la piazza. Una memoria straordinaria la sua, che lo ha accompagnato per tutti i lunghi anni in cui ha raccontato a centinaia di studenti delle scuole le sue tragiche esperienze. Un ufficiale, insignito del titolo di partigiano, fiero di mostrare le carte che gli riconoscevano i suoi meriti e quel libro, 600 volte no, del quale era particolarmente orgoglioso e dove racconta gli anni distenti della prigionia. Nello, ultimo internato militare italiano fanese ancora in vita, è stato lucido fino a pochi giorni prima di lasciarci, tant'è che con i familiari già da tempo stava organizzando la grande festa per i 100 anni, che avrebbe compiuto il 22 ottobre. Una festa nella quale, siamo convinti, avrebbe raccontato a tutti per l'ennesima volta il suo passato e dove tutti, ne siamo altrettanto convinti, sarebbero stati ad ascoltare con attenzione le sue parole, parole intrise di coraggio e orgoglio, dette da un uomo che ha sempre difeso il valore della pace e della vita per 99 anni, 5 mesi e 24 giorni. Il sindaco di Fano Massimo Seri ha firmato un'ordinanza per la gestione dei feretri destinati all'impianto di cremazione del cimitero dell'Ulivo.
A partire da oggi, fino alla fine dell'emergenza sanitaria, autorizza il deposito dei feretri nei locali del secondo piano della palazzina del cimitero comunale dell'Ulivo. La tumulazione delle persone decedute a causa del Covid-19 o anche le persone in cui si sospetta il decesso a causa del virus devono essere svolte nel minor tempo possibile. Non può essere prolungata, dunque, secondo l'ordinanza, una sosta dei feretri nella camera mortuaria dell'ospedale Santa Croce di Fano. Le operazioni di cremazione presso il cimitero dell'Ulivo sono sospese fino a data da destinarsi. Il Comune di Pesaro informa che è stato attivato il numero 366-93-81-413 per i cittadini che hanno bisogno di rivolgersi al servizio politiche sociali. Chi avesse bisogno di informazioni potrà contattare il numero telefonico negli orari che vedete in sovraimpressione. E adesso, prima di salutarci e di dare l'appuntamento al Rosario delle 21, per chi ci segue, per chi segue la prima edizione delle 20:30, dalla Santa Casa di Loreto, sentiamo e chiudiamo questo telegiornale con il messaggio del Papa, messaggio che è rivolto nella giornata di domenica a tutto il mondo. E vi ricordo che mercoledì 25 marzo a mezzogiorno tutti siamo invitati a pregare il Padre Nostro. E con questo ci salutiamo qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Alla pandemia del virus vogliamo rispondere con la universalità della preghiera, della compassione, della tenerezza. Rimaniamo uniti, facciamo sentire la nostra vicinanza alle persone più sole e più provate, nostra vicinanza ai medici, operatori sanitari, infermieri, infermiere, volontari, nostra vicinanza alle autorità che devono prendere misure dure, ma per il bene nostro. Nostra vicinanza ai poliziotti, ai soldati che sulle strade cercano di mantenere sempre l'ordine, che si compiano le cose che il governo chiede di fare per il bene di tutti noi. E vicinanza a tutti.